Colonnello Bunker non ci fu solo il contrabbando delle bionde, ma c'è anche questa novità. Sì, ovviamente il mercato si evolve in relazione ai nuovi prodotti, ormai abbiamo anche sigarette cosiddette di nuova generazione, sigarette elettroniche, nuovi prodotti e quindi anche le ricariche, quindi il materiale che poi deve essere inserito in questi device, deve essere sottoposto a controllo da parte del NAS, viene sottoposto perché siano rispettate quelle che sono le normative vigenti in maniera sanitaria, ecco. In materia sanitaria. Per quanto riguarda l'attività odierna, ovviamente l'indagine ha riguardato proprio questa appropriazione che veniva fatta inizialmente dallo stabilimento produttivo, poi venivano ovviamente portati all'esterno da parte di soggetti che operavano all'interno dello stabilimento, non essendo dipendenti dello stabilimento produttivo, ma come società terza che operava nel settore logistico. Quindi era stato creato un modus operandi efficace e funzionale che consentiva di trafugare questi hit stick, portarli quindi all'esterno e poi alimentare un circuito clandestino per la rivendita. Complessivamente abbiamo riscontrato 12.000 circa, sono quelle che sono state movimentate. Nella mattinata odierna in fase esecutiva oltre 1.300 sono state sottoposte a sequestro. Il valore si aggira sui 60.000 euro e quello che emerge dall'attività investigativa è comunque siamo intervenuti in maniera tempestiva. Questo ovviamente grazie all'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e in piena sinergia operativa tra il NAS Carabinieri di Bologna e il primo gruppo della Guardia di Finanza. A chi lo vendevano? Allora c'era si erano organizzati con ruoli diversi, quindi c'erano ruoli già prestabiliti. Alcuni asportavano e quindi stoccavano e poi portavano fuori dal sito produttivo. Altri invece si occupavano di commercializzare, ovviamente su circuiti clandestini, il prodotto del furto. E quindi ovviamente i soggetti indagati, che sono 12, rispondono a vario titolo dei reati di furto aggravato, di ricettazione e di contrabbando di tabacchi lavorati. Ecco, proprio sui soggetti abbiamo degli arresti su Bologna, ma ci sono anche indagati su altre province. Sì, ovviamente i sottoposti a misura cautelare sono su Bologna, sostanzialmente comune limitrofi, mentre invece abbiamo anche altri soggetti in provincia di Modena che risultano però indagati e non sono stati oggetto di applicazione di misura cautelare.